sono liberata dalla corda, adesso tocca un altro a far la serva. Pasolini, Pasolini, quanti anni avrebbe oggi Pasolini? Hanno chiesto una volta qualcuno cosa direbbe Pasolini oggi di questa società. Io me lo sono chiesto un po', poi me lo sono chiesto cosa direbbe. Poi mi sono accorto che non aveva senso chiederselo, perché lui lo ha detto come sarebbe stata questa società. È per questo che l'hanno ammazzato. L'unico poeta che abbiamo avuto che voleva bene al popolo, alla gente, a noi. Non aveva potere, lui non lo aveva, ma amava il popolo. Era il vero comunista. Lui era il vero comunista. È per questo che i comunisti l'hanno messo al margine. Ha detto non disturbare gli affari, come dissero Socrate, no? Dissero così a Socrate, alla fin fine. Non disturbare i nostri affari, non ti preoccupare di curare la virtù della gente. Non ti preoccupare di questo, lasciaci fare i nostri affari in pace, perché se tu ti occupi del merito, della virtù, noi non possiamo fare i nostri affari, perché si accorgerebbero che non sono meriti e non sono virtù per tutti, ma per pochi, per pochi. E la storia ci dice questo, noi umanità siamo delle vacche da mungere sempre. E i poeti hanno sempre detto questo, il vero poeta ha sempre detto questo e ha vissuto la sua vita, ha speso la sua vita per amore di questo. Io Pasolini lo sto conoscendo adesso perché sto facendo questo lavoro dedicato a lui, che è nato per caso. È nato vedendo l'amore che Mario Rossi ha per Tonino Guerra, che considera un poeta. E questo amore mi ha ispirato a dire qual è il poeta che io amo al punto di spendere qualcosa della mia vita perché si possa onorare. E chiedendomelo, per quel poco che io lo conoscevo, ho detto è Pasolini, per me Pasolini è un poeta. Perché per me il poeta aiuta la persona a vivere realmente la bellezza che è con lui. Non inventa una bellezza nuova, inventa una tecnica nuova per mostrarti quella bellezza che è sempre stata lì. Che è qui ora e sarà sempre con noi. Che è veramente di grande aiuto. È veramente di grande aiuto. Per questo che chi vuole fare i propri affari non vuole che noi sappiamo di questa magia qui. Perché quando la sappiamo, non la crediamo, ma la sappiamo, la conosciamo, la frequentiamo, la corteggiamo come veramente si corteggia una donna. Perché è un amore da frequentare, non è una filosofia da ragionare, magari giusta, ma è un amore da frequentare. Pasolini frequentava un amore, lui diceva vedo la vita sempre un po' come una cosa miracolistica che lo affascinava e aveva ragione, aveva quel potere di guardare le cose con quel candore, quell'apertura che abbiamo avuto tutti da bambini, no? Quando abbiamo cominciato a conoscere il mondo, a vederlo, averci a che fare, le prime bue, io mi ricordo la mia prima bua, mi scoprivo che era un ginocchio, un bruciore tremendo,
sentivo che vivere era una roba dura. Mi è suonato Skype. Mangia, mia diletta sposa, devi rinforzarti per la notte d'amore che ci attende. Non c'è nulla di peggio che un alito privo di alcun odore. Eva, non posso, Eva. Ho più rito la Madonna. Pasolini dice che è successa una cosa brutta per un uomo, no? E io ho detto, che fortuna, sono stato risparmiato, no?